Per la rubrica Ridica 33 col dottor Andrea Militello, forse stasera affrontiamo il più ispido dei problemi fin qui portati avanti e che sicuramente tratteremo anche nelle prossime puntate. Stiamo parlando del carcinoma alla prostata. Buonasera, dottore. Grazie, buonasera a voi, grazie per l'invito. Sì, l'argomento di oggi anche a me non è amato parlarne perché cerchiamo sempre argomenti un po' più, non dico frivoli, ma meno pesanti a livello psicologico, però esiste e quindi l'informazione va data. Parliamo del carcinoma della prostata. Diciamo subito i numeri, quanti sono in Italia i casi? Allora, poi parleremo dell'aggressività, non spaventiamoci subito, però circa 40.000 casi ogni anno di carcinoma nella prostata nell'uomo di un'età intermedia che va dai 50 ai 75 anni. Ecco, aggressività o meno del carcinoma. Allora, qui si apre un congresso perché purtroppo per noi la parola carcinoma è subito motivo di grossa ansia. Effettivamente il carcinoma della prostata, se preso in tempo, negli stadi iniziali è assolutamente gestibile e dominabile. Quindi non diamo per spacciato un nostro parente o un amico che abbia la diagnosi istologica di carcinoma della prostata. Come accade sempre quando c'è un carcinoma, quando c'è un tumore, prenderlo in tempo significa essere fortunati, fermo restando il fatto che il giorno prima si può fare un'analisi e si può star bene, il giorno dopo può subentrare un carcinoma, un tumore. Sì, questo è verissimo, è un po' anche il timing, no, delle nostre visite che però dobbiamo fare. Quindi l'uomo specialmente dopo i 50 anni, una volta l'anno, deve fare la visita urologica associando, adesso poi parleremo in base alle sue domande della diagnostica, associando perlomeno il vecchio e caro PSA plasmatico, un ex marcatore tumorale adesso indice di salute prostatica, però ancora indicativo di un'attività eccessiva della ghiandola prostatica. Ovviamente non parliamo di paziente adesso, parliamo di persona. Una persona viene da lei per una visita generica, quindi non c'è l'idea di partenza di poter essere vittima di un carcinoma, giusto? Sì, talvolta la visita è solamente preventiva o anche per altri argomenti, essendo urologo, l'obbligo di esplorare anche la ghiandola prostatica. Io provo a mettermi nei suoi panni, dottore, e dico, come si fa a dire a un paziente che ha un carcinoma? Questa domanda è giusta, insidiosa, nel senso che in effetti poi è il momento di dove magari si sorride, si scherza un po', visto anche un po' la mia materia, e poi dopo alla visita dover trasmettere la presenza di un nemico che fino a 2 minuti prima non si conosceva, non è sempre facile, però si deve dire, ecco, sento un qualcosa di diverso, di anomalo, ma trasmettendo. Ma non per dare un supporto psicologico, proprio perché quello che voglio dire oggi, tumore della prostata non vuol dire che ci siano obbligatoriamente dei percorsi infausti, però va detto, neanche sottacere o chiaramente rendere superficiale ciò che si sente, ma si affronta e si cura con tranquillità. Ecco, dottor Militello, come si affronta? Allora, innanzitutto la diagnostica deve essere portata avanti Devo essere sincero, oggi strappo una regola, l'ecografia prostatica della prostata, quella transrettale, è un po' il simbolo della diagnostica. Oggigiorno le tecniche sono cambiate. Quando l'urologo ha un sospetto, quando il PSA tende a fare lo spiritoso, dico io scherzosamente, al di sopra di 4 in maniera eccessiva, 7, 8, 9, e non risponde a terapie decongestionanti, quindi che cercano di togliere un'eventuale infiammazione, l'esame principe oggigiorno è la risonanza magnetica multiparametrica della ghiandola prostatica, che si esegue con una bobina sovrapubica, quindi non è neanche invasiva e permette spesso di dare una stadiazione o classificazione di un'eventuale sospetta malattia prostatica che, se presente, deve essere però per una diagnosi definitiva, si dice bioptizzata, cioè sottoposta a biopsia in sedazione. Allora, il cliente viene da lei, lei sussurra questo termine carcinoma della prostata e diventa paziente in quel momento. Il paziente a questo punto che trova, che ascolta con le sue orecchie questa parola, sa che può guarire? Sa che può guarire, mi vede titubante perché tanto lo scopre, perché ormai ognuno di noi dopo una diagnosi la sera va a studiare sul web e purtroppo assorbendo tantissime informazioni, talvolta fuorvianti, e quindi è bene informarsi, quindi capisce che si può guarire, però io penso psicologicamente ognuno di noi va a prendere le notizie più brutte quando è affetto da un problema, È no? vero. Quindi per prendere anche umano, insomma. E allora è giusto informarsi, ma riconfrontarsi poi con il medico per capire insieme invece il vero percorso, ma neanche salvifico. Ripeto, carcinoma della prostata non vediamolo come, io dico sempre, un Rottweiler arrabbiato, è un bassotto che abbaia, ma riusciamo a
a contenerlo, assolutamente. L'informazione sul web è importante, ma non ci facciamo un'autodiagnosi eccessiva, sennò poi non se ne esce più. Che cosa bisogna fare nel momento in cui il medico, l'andrologo, l'urologo a questo punto ti dice hai un carcinoma della prostata? Allora, se siamo giovani e la situazione, diciamo così, sistemica, la salute è buona, oggigiorno interventi chirurgici che possono a tutti noi farci venire i brividi invece sono assolutamente codificati. Adesso esiste la prostatectomia, cioè rimozione della prostata, laparoscopica, per cui con due buchetti, robot assistita, quindi è il chirurgo che guida un robot che rimuove senza neanche i tremori l'organo, per cui l'intervento chirurgico è sicuramente una giusta indicazione. Il post, l'incontinenza e la disfunzione erettile che purtroppo accompagnano questi interventi, oggigiorno con queste tecniche conservative stanno diventando un lontano ricordo. Io ringrazio il dottor Militello, Andrea Militello, e non posso far altro che consigliarvi, come sempre, di dare un'occhiata ai nostri titoli di coda, dove compare il consueto indirizzo di posta elettronica della redazione. Potrete mandare critiche, lamentele, ma anche video, foto e qualsiasi tipo di notizia vi possa interessare, non ultima, qualche domanda in più che io magari non ho fatto al dottor Andrea Militello. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.